Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come risolvere un circuito elettrico applicando le leggi di Kirchhoff. Come sempre consiglio ai miei alunni di guardare il filmato prima di venire a lezione. Allora, io ho preparato questo circuito e ecco, innanzitutto vediamo cosa significa risolvere un circuito. Risolvere un circuito significa questo. Nella stragrande maggioranza dei casi sono note le forze elettromotrici dei generatori, sono note le resistenze e bisogna trovare tutte le correnti. Quindi risolvere un circuito nella generalità dei casi significa trovare le correnti o quantomeno qualcuna di queste correnti. Bene, io ho segnato già tutti i generatori, tutte le resistenze, ho dato un nome. E adesso vediamo come si procede. Allora, vediamo quali sono le regole per risolvere un circuito con le leggi di Kirchhoff. Partiamo dal punto 1. Punto 1, individuare tutti i nodi del circuito e scartarne uno. Assegnare una lettera a tutti gli altri in modo da poterli identificare velocemente. Quindi, individuare tutti i nodi del circuito e scartarne uno e assegnare una lettera. Allora, questo è un nodo, lo chiamo A, questo è un nodo, lo chiamo B, questo è un nodo, lo chiamo C, questo lo chiamo D, questo è un nodo, ma siccome è l'ultimo, io scarto proprio questo, quindi non gli do neanche la lettera, scarto questo nodo qui. Ricordate che questo e questo non sono nodi. Perché affinché si possa definire un nodo, un punto del circuito si può definire un nodo quando confluiscono almeno tre rami, quindi questo non è un nodo e neanche questi altri. Bene, quest'ultimo nodo, ripeto, lo scarto e non assegno nemmeno una lettera. Il perché si scarta un nodo ve lo potrei dimostrare con questo esempio qua. Allora, abbiamo questo circuito dove abbiamo questi due nodi A e B. Bene, scriviamo la legge di Kirchhoff al nodo A. Correnti entranti I1, I2, corrente uscente I3. Quindi la somma delle correnti entranti è uguale alla somma delle correnti uscenti. Se, questo per il nodo A. Se adesso scrivessimo l'equazione per il nodo B, l'equazione al nodo B sarebbe questa. Allora, I3 è la stessa qui, I1 è la stessa corrente che arriva nel nodo A perché questo è un unico ramo, e la stessa cosa vale da quest'altra parte, cioè I2, questa corrente qui, è la stessa che c'è qui. Quindi, in sostanza, arriva I3 e vanno via I1 e I2. Quindi, somma delle correnti entranti I3 uguale a somma delle correnti uscenti I1 più I2. Bene, se adesso andiamo a guardare queste due equazioni, vediamo che sono la stessa identica cosa, perché questa ci dice che I3 è uguale a I1 più I2, questa ci dice che I3 è uguale a I1 più I2. Quindi questo secondo e ultimo nodo non ci dà nessuna informazione in più rispetto a quelle che avevamo già. Quindi diciamo, il procedimento generale prevede che di tutti i nodi uno venga scartato perché ci darebbe un'equazione in più senza darci delle informazioni aggiuntive. Torniamo al nostro circuito, anzi, per meglio dire, torniamo alle regole. Allora, la prima regola l'abbiamo già vista. Passiamo alla seconda. In tutti i rami segnare le correnti scegliendo un verso e assegnando una sigla, esempio I1, I2, eccetera. Bene, io questo l'ho già fatto. Spero di non aver dimenticato nessuna corrente. Ecco, qua I1 e I1 l'ho segnata due volte, ma è la stessa corrente. La stessa cosa vale qua I6, I6, I8 e I8, perché questi sono praticamente, ognuno di questi è un ramo. Qui, siccome abbiamo due resistenze, R2 e R3, che sono in serie, io questa corrente l'ho chiamata I2-3 perché potremmo pensare di porre
La resistenza R2-3 uguale a R2 più R3, cioè mettere un'unica resistenza R2-3 al posto della serie e quindi della somma R2 più R3. Avendo identificato tutte le correnti, anche il punto 2 è stato fatto. 3. Segnare anche le tensioni sulle resistenze e assegnare loro una sigla, esempio VR1, VR2, eccetera. Questa invece è una cosa che io non ho ancora fatto. Allora, ricordate la regola degli utilizzatori. Per gli utilizzatori tensione e corrente hanno verso opposto. Allora, qui avrò una VR1. Qui avrò una VR4. Qui avrò una VR6, qui avrò VR8, qui invece verso il basso una VR7, qui verso destra avrò una VR5. E qui se consideriamo un'unica resistenza R2-3, avrò dunque la corrente sale, quindi la tensione scende. Avrò un'unica VR2-3. Ok, allora vediamo se ho dimentico qualcosa su ogni resistenza. Ah, ecco qui, un momento. Ah no, R2 l'ho già considerata insieme a R3. Questo, ok. Bah, spero di non aver dimenticato niente. Allora, abbiamo fatto anche il terzo punto, segnare anche le tensioni sulle resistenze e assegnare loro una sigla. Questo è stato fatto. Vediamo il prossimo punto qual è. Il prossimo punto è questo: individuare tutte e sole, oba, tutte le sole, ah, scusate qua, tutte, vabbè, le sole maglie semplici del circuito, ossia le maglie con i percorsi più brevi. Assegnare a ciascuno un numero per individuarle, scegliendo poi dopo scegliere il verso di percorrenza per ciascuna maglia. Quindi individuare le maglie semplici, assegnare un numero e scegliere un verso di percorrenza. Vediamo che cosa intendiamo con maglie semplici, ossia quelle con i percorsi più brevi. Beh, in questo circuito sono 4, 1, 2, 3 e 4. Non andiamo a scegliere come maglie questa qui che ha un percorso più lungo, non andiamo a scegliere questa qui esterna che ha un percorso più lungo, non andiamo a scegliere, scusate il telefono squilla, speriamo che qualcuno lo prenda, non andiamo a scegliere che so una maglia di questo tipo, no, solo le maglie semplici, quelle con i percorsi più brevi. Che so, se avessimo avuto un circuito, vediamo se c'ho qua qualche esempio, vabbè, prendiamolo qui. Se avessimo avuto un circuito fatto in questo modo, vediamo, inventiamoci qualcosa, facciamo una roba di questo tipo. E per esempio, qua se immaginiamo, boh, immaginiamo un circuito fatto in questo modo. Per esempio, un circuito fatto in questo modo. Bene, quali sono le maglie semplici in questo circuito? Una, questo triangolo, quest'altro triangolo e questo parallelogramma. Queste sarebbero le maglie semplici. Torniamo adesso nel nostro circuito. Allora, abbiamo individuato le maglie semplici che sono queste quattro. Adesso assegniamo ad ogni maglia un numero, quindi facciamo per esempio 1, 2, 3 e 4, e poi dobbiamo assegnare un verso di percorrenza che può essere orario o antiorario. Allora, io scelgo per tutte le maglie lo stesso verso, scelgo per tutte il verso orario. Si potrebbe fare una scelta diversa, ma io preferisco scegliere lo stesso verso per tutte. Questo è stato fatto. Allora, questo punto sulle maglie è stato fatto. Adesso cos'è che abbiamo? Scrivere le leggi di Kirchhoff ai nodi, tranne che per quello scartato. Allora, cominciamo.
Prendiamo il nodo A. Prendiamo il nodo A. Sì, facciamo così. Prendiamo il nodo A. Allora, vediamo le correnti entranti nel nodo A. Abbiamo I1 e I2,3 e questa invece è uscente. Allora, somma delle correnti entranti uguale alla somma delle correnti uscenti. Poi, nodo B. Al nodo B possiamo scrivere. Allora, cos'è che arriva al nodo B? Al nodo B non arriva nessuna corrente. Quindi la somma delle correnti entranti è 0, deve essere uguale alla somma delle correnti uscenti, I1, I4 e I6. Quindi I1 più I4 più I6 uguale a 0. Poi, nodo C. Quali sono le correnti entranti? I8 e basta. Quindi somma delle correnti entranti I8 uguale alla somma delle correnti uscenti I5 e I2,3. I5 più I2,3. Infine il nodo D, qua in basso. Vediamo che cosa arriva al nodo D. Al nodo D arriva I6 e basta. Quindi somma delle correnti entranti I6 uguale alla somma delle correnti uscenti I7 e I8. I7 più I8. Allora, dicevamo che le correnti sono le incognite. Qua abbiamo come incognite le correnti in tutti i rami, quindi I1, I2,3 e siamo a 2, IE2 e siamo a 3, I4 e siamo a 4, I5 e siamo a 5. I6, I7, I8 sono 8 correnti incognite. Noi abbiamo scritto finora 4 equazioni, con 4 equazioni non riusciamo a ricavare le incognite, ci servono altre 4 equazioni. Beh, vediamo come si fa. Allora, scrivere le leggi di Kirchhoff ai nodi, tranne che per quello scartato. Anche questo l'abbiamo fatto. Adesso scrivere le leggi di Kirchhoff a tutte le maglie semplici. Allora, noi abbiamo numerato le maglie. Allora, scriviamo l'equazione di Kirchhoff alla maglia numero 1, tenendo conto che il verso scelto è quello orario, quindi tutto quello che incontriamo in verso orario è col più, tutto il resto col meno. E diciamo che tutte le V sulle resistenze, tutte le V, grazie alla legge di Ohm, le possiamo scrivere come un prodotto di R per I. Quindi anziché scrivere VR1, scriveremo R1I1 e così via. Iniziamo col nodo 1. Iniziamo col nodo 1 e partiamo allora dal punto B, dal nodo B, e percorriamo tutta la maglia in senso orario. Allora troviamo più e 1. E lo scriviamo, è 1. Poi troviamo meno R1I1, meno R1I1. Poi troviamo, stavolta col più E2, e scriviamo più E2. Siamo arrivati qui, adesso per tornare in B manca un più, perché è in senso orario, un più R4I4, più R4I4, tutto uguale a 0. Adesso facciamo la maglia 2. La maglia 2 è questa, partiamo ad esempio da questo punto, dal nodo che abbiamo scartato e in senso orario percorriamo tutta la maglia. Allora, alla maglia 2 possiamo scrivere questa equazione. Meno E2, perché è in verso contrario. Poi troviamo questa tensione qui, che è in verso orario, quindi più R2,3I2,3. Poi cosa abbiamo? Siamo arrivati già fin qua, abbiamo questa in verso contrario, quindi un meno R5I5, meno R5I5 uguale a 0. Poi andiamo alla maglia numero 3, questa qui, partendo da questo punto qua, che non è un nodo.
Allora, la maglia numero 3 possiamo scrivere prima questa col più, quindi più R6I6. Poi troviamo questa col meno, meno R4I4. Poi troviamo questa col più perché è in verso orario, più R7I7. Infine troviamo questa col meno perché la incontriamo in senso opposto e quindi meno e 3, tutto uguale a 0. Infine maglia numero 4, per la maglia numero 4, che è questa qui, partendo dal nodo D in senso orario, cosa troviamo? Troviamo meno, perché è in senso opposto, meno R7I7, meno R7I7. Poi troviamo col più stavolta più R5I5, poi troviamo col meno perché 4 è in senso contrario a quell'orario, meno E4, poi incontriamo col più stavolta più R8I8, tutto, siamo arrivati al punto D di nuovo, tutto uguale a 0, quindi abbiamo eguagliato tutto a 0. Allora, in sostanza abbiamo 8 equazioni, le prime 4 equazioni ai nodi e poi abbiamo queste altre 4 equazioni alle maglie. Sono 8 equazioni, le incognite sono 8. Risolvendo questo sistema possiamo ricavare le correnti, tutte le correnti incognite. Vi ricordo che se nella risoluzione del sistema troviamo qualche valore negativo, vuol dire allora che il verso che avevamo scelto per la corrente era sbagliato e che quello corretto era quello opposto. Quindi, dopo che abbiamo scritto tutte le equazioni, questo l'abbiamo fatto, avremo ottenuto un sistema di n equazioni in n incognite, in questo caso n8. Basta risolverlo con qualsiasi metodo, con qualsiasi programma, software o app, ci sono anche diverse app per risolvere i sistemi di equazioni lineari, e ricaviamo tutte le correnti. Chiaramente un sistema di 8 equazioni in 8 incognite non ve lo farei mai risolvere con carta e penna. Per la verità credo che molti di voi avrebbero difficoltà anche a risolvere uno di 3 equazioni in 3 incognite, forse qualcuno anche di 2 equazioni in 2 incognite. Però, diciamo, a me quello che interessa di più è che voi riusciate a scrivere le equazioni. Chiaramente, al posto di tutte le E ci saranno dei valori in volt, al posto di tutte le R ci saranno dei valori in ohm. Quindi, alla fine, il sistema ci saranno tanti numeri con, diciamo, e le incognite saranno solo le correnti. Bene. Anche per questo video è tutto. Spero, di essere riuscito ad aiutarvi. E non mi resta che salutarvi, augurarvi buona giornata e ci vediamo al prossimo video.